Allora, la mia prima domanda, che è una curiosità personale, ti confesso, è questa: come è nato il tuo blog, il Nichilista, che tra l'altro sta avendo un grande successo? Ma è nato, guarda, una cosa che è venuta naturale, nel senso che ho avuto un periodo in cui ero a studiare a Londra e facevo questo master in filosofia della scienza, un po' centrato sull'economia. E poi ho finito il master, volevo rimanere a Londra e avevo degli ottimi amici e la cosa, abbiamo cercato casa, insomma abbiamo cercato lavoro, non siamo stati molto fortunati perché poi siamo capitati nel mezzo della crisi, diciamo, la prima delle due, no? Chiaro. Però insomma una di quelle crisi che si ricordano e naturalmente non è andata bene. E poi ci sono state delle vicende familiari che mi hanno riportato anche, diciamo, hanno accelerato il mio ritorno a casa, vicende non piacevoli comunque, insomma. E quindi sono tornato in Italia e ho detto, ma dopo essere stato fuori per un anno e mezzo, quasi due, le cose che vedevo avevano un altro impatto e mi sembrava naturale raccontarlo, non so per quale ragione, ma visto che ho un po' di tempo, lavoravo all'università a San Raffaele, ho detto: ma perché non dire qualche cosa? No, è nato così proprio per scherzo. Cioè, l'idea del nichilista è una cosa che mi porto dietro da quando ero al liceo. Era una delle cose che dicevo che avrei sempre voluto fare, cioè fare un editoriale pro e contro la stessa cosa, no? Argomentando. Cercando di argomentarlo per bene da una parte e dall'altra senza prendere nessuna posizione. L'idea iniziale del blog era un po' questa, no? Cioè cercare di sbattersene dei pregiudizi, cercare di sbattersene delle appartenenze politiche, di tutte queste cose e cercare di ragionare sulle cose, no? Anche a prescindere proprio cioè, semplicemente limitandosi proprio al lato puramente argomentativo era una specie di retaggio naturalmente che viene dalla mia formazione filosofica, così un po' per gioco, un po' per provocazione. E poi il blog, guarda, sono anch'io rimasto sorpreso del successo, tra virgolette, che ha avuto, perché comunque insomma è seguito, è letto, è la mia casa, non lo cambierei con niente. È uno dei miei primi pensieri quando mi sveglio, però devo dirti la verità, è una cosa che mi ha fatto stare bene in un periodo, tra l'altro, molto difficile, che poi, sempre per vicende familiari, che si è protratto per circa un anno. Quindi il primo anno di attività del blog, diciamo, è stata una redenzione, una terapia in qualche misura, un po' per i miei fallimenti personali, un po' per quelli che mi circondavano, che purtroppo non dipendevano da me. Però diciamo che è stato tempo investito bene, perché poi mi ha dato un lavoro, mi ha dato delle conoscenze con delle persone che adoro, con delle persone con cui sono in contatto tutti i giorni, alla faccia di chi dice che chi sta su internet e sui social media non conosce nessuno, no? E quando sono andato a Perugia, per esempio, al Festival del giornalismo, a un certo punto mi sono trovato a tavola con quattro persone che avevo visto per la prima volta quel giorno, ma che in realtà avevamo un grado di confidenza tale che sembrava ci conoscessimo da anni, perché di fatto ci conoscevamo da anni, la forza di discutere tutti i giorni su qualunque cosa andava a finire che quasi conoscevo meglio loro dei miei amici di una vita. Per cui è stata una bellissima esperienza, spero continui e credo che potrebbe essere una delle strade in cui l'informazione potrebbe muoversi in futuro. Io sono abbastanza convinto che il futuro dell'informazione sia micro, ma questa è una mia idea. Senti, mi hai parlato dell'Inghilterra e quindi è una domanda che non posso non farti, ovvero come è vista l'Italia dall'estero, almeno per quella che è stata la tua esperienza? Beh, all'epoca non c'era il grosso degli scandali sessuali, diciamo, su Berlusconi che sono venuti dopo. Diciamo che non è che fossimo guardati con un enorme rispetto. Certo, si sa un po' come la stampa ha inquadrato il nostro governo, come certi pregiudizi sugli italiani da parte degli inglesi, ma anche di altri popoli, ci siano tutto sommato, no? Dal classico spaghetti, pizza, mandolino, non avete voglia di far niente. Insomma, ci sono un po' di queste cose, ma fanno parte del gioco.
conosciuto, devo dirti la verità, l'Inghilterra nella fase quella più difficile, penso che è stata quella dell'ultimo anno, insomma, dopo tutti gli scandali Noemi, D'Addario, Rubygate, lì penso che sia stato il colpo di grazia, fondamentalmente, perché prima veniva visto come questa sorta di buffone, no, se vogliamo, ma anche pericoloso se si vuole, ma non certo, non penso che si immaginasse, insomma, quello che poi è venuto fuori, ammesso che sia vero, naturalmente. Per cui sì. Dimmi un'altra cosa, visto che comunque sei un giornalista, sei un blogger e usi social media. Ora, che i social media nel giornalismo non siano una minaccia, se ne è parlato diffusamente negli ultimi mesi, e che siano effettivamente il giornalismo tradizionale e i nuovi strumenti si possano integrare, questo ormai possiamo darlo per assodato. Ma dimmi, qual è il tuo parere in merito? Come usi tu i social media quando si tratta di fare giornalismo online? Vabbè, io in social media prima sono la mia prima fonte di notizie, nel senso che non uso feed reader, avevo cominciato a provare a usarli, ma erano dispersivi. Poi da quando ho comprato un iPad 2 è stato un po' diverso, perché alcune application trasformano questa cosa in modo interessante, per cui possono anche sostituire i social media in un certo senso. Però diciamo che la mia prima fonte di approvvigionamento sono Facebook e Twitter, in particolare, utilissimo, è uno strumento eccezionale. È interessante, è importante per capire un po' che aria tira, nel senso che veramente io credo che uno dei grossi vantaggi di poter vivere in un'epoca in cui i social media sono di massa è che hai uno strumento di analisi sociologica in tempo reale che penso non esistesse prima. Non esiste nessuno studio statistico basato su un campione di 19 milioni, può essere in Italia piuttosto che tutti gli utenti che sono su Twitter, per non parlarne poi a livello mondiale. Per cui ti fa capire un po' che aria tira, ti dà le notizie, ti dà un sacco anche di stimoli, perché si trovano i commenti, no? Si trovano le cose magari scritte in modo un po' più informale, si trovano anche un sacco di palle, si trovano notizie sbagliate, si trova questo maledetto emendamento D'Alia che sono 2 anni che torna a venire fuori e nonostante sia stato cassato mi sembra nell'aprile del 2009, adesso non vorrei, vado a braccio, però non se ne può veramente più, però vengono fuori, non c'è niente da fare, no? E del resto sarebbe anche stupido pensare che i social media siano tanto diversi dal resto quando si parla di fenomeni di massa, no? Ci sono delle persone che accettano acriticamente quello che dicono i loro opinion leader di riferimento, ci sono altre che invece sono bastian contrario, dicono l'esatto contrario sempre e comunque. Ci sono tante persone che ragionano, che hanno voglia di ragionare, che di solito sono quelle meno stimate nel campione dei media, no? Cioè l'esposizione mediatica tende a essere sempre riduttiva per le persone che hanno voglia di dire delle cose sensate, normali, senza urlarle, senza creare un gruppo, troll, cioè cose di questo tipo. Cioè, queste persone non sono negli articoli dei giornali perché non fanno notizia, ma ci sono tante. E poi non lo so, secondo me è anche un mondo da raccontare, no? Cioè, dal punto di vista di un giornalista, io cerco di non parlare di cose che non vedo con i miei occhi, se possibile. E quindi io, avendo iniziato come blogger e avendo iniziato chiuso in casa mia a Udine, e fondamentalmente vedevo il mondo dei social media, la cosa che mi è venuta naturale è stato raccontare quello che vedevo, no? E così, insomma, un po' è nato il libro, quello sull'odio su Facebook. Perché è una cosa che vivevo prepotentemente sulla mia pelle e che vedevo raccontato in un modo che non aveva nessuna attinenza con le dinamiche che mi si mostravano sotto gli occhi. Per cui, insomma, queste sono anche un luogo da raccontare, molto interessante, secondo me. A proposito di analisi sociologica di cui parlavi prima, si diceva qualche giorno fa che già durante il discorso di Berlusconi alla Camera, soltanto guardando Twitter e i vari tweet che venivano
man mano prodotti durante il discorso, si capiva già qual era l'aria che tirava, diciamo. Quindi ti vorrei chiedere che cosa ne pensi del discorso di Tremonti di oggi a Commissioni Riunite. Ma è stata una noia mortale, è stato veramente noioso, stucchevole nel linguaggio usato, fuori dalla realtà. A me veramente questo esecutivo dà l'impressione di vivere su un altro pianeta, cioè di usare un linguaggio che non appartiene a più a nessuno, e di avere in testa problemi che onestamente non riesco a capire, non so. Sulla legge sul biotestamento, una legge di cui in un paese normale si potrebbe tranquillamente fare a meno, o penso a tutte le incredibili polemiche sempre sull'omofobia, la legge sull'omofobia, il decreto anticorruzione che sta a fare la muffa da un anno, le 350.000 firme di Grillo, come tutte le altre iniziative popolari che non interessano a nessuno. Ci sono un sacco di cose che si potrebbero fare che non vengono fatte. E quando poi si parla di economia si vede che di fatto io ho una formazione economica, non sono affatto un economista, faccio fatica, anzi, diciamo, a capire dinamiche così complesse come quelle che sono in gioco oggi, ma mi sembra che questo governo non abbia alcun tipo di credibilità agli occhi né degli elettori né delle autorità internazionali. E questo penso che purtroppo sia un problema che non appartiene solo all'Italia. È un problema che appartiene, lo diceva benissimo un editoriale di Alesina, dell'economista Alesina sul Corriere qualche giorno fa, è un problema di credibilità della classe politica internazionale, compresi gli organi sovranazionali come la BCE e altri. E questo purtroppo dà gioco a chi vuole mettere in atto anche delle speculazioni, se uno vuole, insomma, in questi giorni con queste altalene della borsa, io credo che qualcuno ci abbia guadagnato un po', e soprattutto fa male alla gente. E quando c'è un discorso come quello di Tremonti, o soprattutto c'è un incontro come quello dove Tremonti ha esposto quelle che dovevano essere le misure, no? E questo incontro, che dovrebbe essere un incontro, un momento di aggregazione tecnica fondamentalmente, cioè dovrebbe essere un insieme di tecnici che dicono si fa questo, questo e quell'altro, che ne dite? E invece diventa un'occasione per fare campagna elettorale, per fare un comizio. C'è Di Pietro che fa la sociologia del mi ha rotto i coglioni, c'è Bersani che fa la parte di quello indignato, c'è Casini che fa la parte di quello dialogante, salvo quelli dello scemo. Insomma, è una situazione paradossale perché questa gente continua a farsi i suoi interessi di bottega e non capisce che qui stiamo andando a fondo. Io non riesco a comprendere come si possa continuare a pensare alle proprie rendite di posizione in termini elettorali quando siamo di fronte a una situazione del genere. Sono senza parole, devo dire la verità.